Allora, puntualizzo il perché sto andando ancora a Mombello. Mi mancano delle zone tipo i sotterranei e altre stanze, perché secondo me non l'abbiamo visitato tutto. Comunque, tanto siamo comunque di passaggio, quindi va bene così. Praticamente è la stessa storia che ho fatto ieri, cioè che è successa ieri, ovvero sono tornato a Vercelli perché mi mancavano delle parti. Mi mancavano delle parti appunto del manicomio, e infatti le abbiamo viste, sono contento perché abbiamo visto praticamente tutto. Quindi vado là manicomio e si è nulla. Oggi proviamo l'espediente nuovo con la telecamera perché, insomma, non è stato. Ho visto un po' il video, è un po' ballerino, ecco. Sfortunatamente quei supporti non mi sono arrivati. 850 metri, immettersi nella rotonda, quindi prendere la prima uscita su tangenziale est. Sì, adesso. Allora, oggi sperimenterò dei nuovi siti, delle nuove, come posso dire, sezioni, delle nuove. Aspetta che faccio la rotonda. Dico, sperimenterò delle cose molto interessanti perché in internet ho visto pochissimi fotografi che postano queste foto qui, appunto in questi luoghi, in quanto in Italia non ce n'è. C'è questo che andrò a vedere io. Allora, siamo arrivati a Mombello. Adesso andiamo dentro, anche perché se non è cambiato niente, c'è una porta aperta, quindi entrare benissimo. Sono le 8:15 di domenica 10 novembre 2013. Thank you.
Ciao, andiamo a cercare i sotterranei, va. L'ingresso ai sotterranei. Chi che caso? Di qua ci sono le caldaie con quello che ne rimane dei gruppi qua. Scusate, notate qui, mi manci. Fai una foto perché... Vedete, siamo in un'altra zona, un'altra parte del manicomio, che non avevo visto. Questa dovrebbe essere le mense, le cucine, tutto. La mensa. Schifo. Thank you.
bottoni. Devo vedere l'altro padiglione. Proviamo ad andare di là, poi basta perché se no canto tutta la mattina qui. Anche se mi sa che sono i carascati. Sono arrivato. Madonna che odore di pizza. Che schifo. Niente. Sono passato prima. Direi che per oggi è tutto qua, Mombello. Qui è proprio tutto aperto, tutto alla cazzo. Io sono i poliambulatori. Andiamo, c'è qualcuno.